Ciao, sono Gianji, presidente del club Non Solo Birra, e sono qui per guidarvi nel fantastico mondo della birra. Oggi capiremo qual è la differenza tra birra artigianale e industriale e alla fine vi racconterò un piccolo segreto. Cominciamo subito col dire che artigianale non vuol dire di qualità, di quello poi parleremo dopo. Ma cominciamo a capire tecnicamente qual è la differenza tra l'artigianale e la industriale. Abbiamo visto il ruolo dei lieviti, questi funghetti che trasformano lo zucchero in alcol e anidride carbonica. Dopo aver fatto il loro lavoro, questi funghetti rimangono nella birra e possono continuare a lavorare. Quindi con il tempo possono trasformare la birra e trasformarne il sapore. Ora capite bene che all'industria birraria non è che piaccia molto questa cosa, perché la lattina o la bottiglia, da quando esce allo stabilimento a quando arriva sullo scaffale a quando voi ve la portate a casa, dovrebbe avere lo stesso sapore, e quindi l'industria fa di tutto per impedire ai lieviti di rovinare la birra. C'è chi procede con la pastorizzazione come con il latte, quindi viene portata ad alta temperatura per pochissimo tempo per inattivare i lieviti, oppure c'è chi procede alla loro eliminazione fisica, cioè la birra viene microfiltrata. Qualcuno addirittura, per cercare di mantenere inalterato il sapore, ci mette i conservanti. Facciamo perdere. Quindi abbiamo capito che mentre l'industria cerca di eliminare i lieviti che possono diventare un problema, a livello artigianale invece sono molto utili, perché quando viene imbottigliata la birra è sgasata. Quindi si aggiunge un po' di zucchero e i lieviti contenuti nella bottiglia continuano a lavorare, sviluppano l'anidride carbonica e vanno a gasare la birra. Ed è per questo che spesso sull'etichetta della birra trovate rifermentata in bottiglia. È proprio questo, la rifermentazione che permette alla birra di gasarsi. Quindi non vi spaventate quando trovate quel piccolo sedimento sul fondo della bottiglia. Sono i nostri amici lieviti che hanno fatto il loro lavoro, sono stanchi e adesso stanno sul fondo della bottiglia. La birra artigianale è viva! Dal 6 luglio 2016 poi in Italia è stata varata una legge che prescrive che una birra, per definirsi artigianale, debba rispettare altri tre requisiti. Primo, che il birrificio sia indipendente da altri birrifici, cioè che abbia i propri stabilimenti, che abbia il proprio processo di brassazione, che non dipende da altri. Secondo, che non sia sotto licenza. Avete presente quando leggete sulla Coca-Cola prodotta sotto licenza di Coca-Cola? No, non devono essere così, devono produrre per loro stessi. Terzo, la produzione annuale non deve superare i 200.000 litri. Se su una bottiglietta di birra trovate questo simbolo, vuol dire che Union Birrai garantisce che quella birra rispetta questi tre requisiti. Quindi, riassumendo, abbiamo due differenze fondamentali tra la birra artigianale e la birra industriale. Una sostanziale: da una parte abbiamo i lieviti inattivati o addirittura assenti, e dall'altra invece abbiamo i lieviti ancora vivi. Ed è una un po' più formale, le tre regole che vi ho appena spiegato. Diciamo inoltre che i birrifici artigianali spesso sono legati al territorio e quindi alle eccellenze agroalimentari di certe zone. C'è chi ci aggiunge le ciliegie, chi il ribes, chi le castagne, ottenendo delle birre veramente molto particolari. Ma vediamo il discorso qualità. Il primo requisito importante per una birra è che non faccia male, cioè che non mi faccia passare il giorno dopo sul water. La produzione della birra richiede di seguire scrupolosamente delle norme igieniche, perché a differenza del vino è molto più facile che dei batteri possano contaminare la linea di produzione. Questo nel migliore dei casi dà alla birra solo un saporaccio, ma potrebbe anche, nei peggiori, dare dei problemi intestinali. Diciamo che a livello artigianale è più facile che questo succeda. Non ho detto che succede sempre, anzi è raro. Il secondo requisito che mi fa scegliere una birra artigianale è che mi deve conquistare, il profumo, il sapore, qualche peculiarità, anche perché di solito costa di più di quella industriale. In Italia ci sono più di 700 birrifici artigianali. Alcuni fanno prodotti di così elevata qualità che la esportano in tutto il mondo. Altri addirittura invece fanno, lasciatemelo dire, paura ai grossi gruppi birrari che se li comprano. Ma ci sono anche birre artigianali che francamente non valgono il prezzo pagato. Un esempio di birrificio artigianale che è stato acquistato da qualcun altro è Birra del Borgo, del quale abbiamo qui la loro ombrata.
ma assaggiamola. Sentite subito al profumo il malto caramellato. Una birra sicuramente interessante. Sentite il malto caramello, sentite anche una luppolatura discreta che lascia la bocca pulita e viene voglia di riberla. Davvero una buona birra, equilibrata, lascia un gusto pieno, ma potete bere secondo me sia a pasto che come dopo pasto. È veramente intrigante. Il segreto di oggi è che, come avrete capito, la birra è viva e quindi va rispettata. Dal momento in cui la comprate al momento in cui la bevete, cercate di farle prendere meno luce possibile e meno caldo possibile. Così la berrete al meglio. Alla prossima! We'll be right back.